Mi è stato chiesto un po' di raccontare il mio punto di vista rispetto, come ricordavi bene tu prima, al contesto universitario, che è il mio contesto di lavoro. Tenete presente che io ogni anno ho circa 1.000 studenti, che sono appunto gli super connessi, gli iperconnessi, che oggi vengono guardati di sbieco in questa sala. Prima però volevo riprendere alcuni spunti, stimoli che inevitabilmente questa mattina hanno acceso il mio interesse, a cominciare dalla riflessione di Alessandra. Siamo un corpo, no? Questa rimozione costante di questa consapevolezza primaria. Sì, siccome insegno pedagogia del corpo, mi sono chiesto innanzitutto cos'è questo oggetto, perché per me si tratta di un oggetto di studio, il corpo, no? Beh, innanzitutto il corpo non è un oggetto, no? Non, cioè, non è qualcosa che esiste in sé. Come il sole, la luna, i pianeti. No? Il corpo è comunque una parola. È una parola innanzitutto, come del resto mente, è una parola. Spesso noi tendiamo a dimenticarci questo particolare che però è importante, no? Quindi ognuno di noi ha la parola corpo, al di là del fatto che qui si possa avere una formazione comune, ma se voi interpellate le persone, noi l'abbiamo fatto nelle vostre varie ricerche su che cosa intendono per corpo, è sempre molto interessante perché vengono fuori naturalmente attribuzioni di significati molto differenti, significati che tendono a definirsi all'interno di un contesto, no? Di relazioni. Allora, il bambino è un corpo, potremmo dire così, il bambino è, per usare quella ormai antica distinzione essere-avere, no? Il bambino è un corpo, nel senso che il neonato che piange non sa di piangere, no? Siamo noi adulti che deriviamo una serie di significati, per cui diciamo, ad esempio, piange perché ha le colichette, perché ha fame, perché ha sonno. È il mondo che gli torna indietro, potremmo dire così, che nel tempo determinerà, insieme naturalmente allo sviluppo del suo sistema nervoso, determinerà il passaggio dall'essere un corpo all'avere un corpo. Quindi il corpo è innanzitutto, come ci ricorda bene uno dei nostri filosofi più importanti, che è Sini, il corpo è una nozione doppia, ambivalente per definizione. Noi siamo un corpo e noi abbiamo un corpo, cioè a un certo punto sviluppiamo la consapevolezza di, ed è la ragione per cui siamo qui oggi a parlarne, non accadrebbe in una nursery neanche in un asilo nido che i bambini possano riflettere, perché comunque loro sono un corpo, no? E questa doppiezza è una grande risorsa, una doppiezza che naturalmente non è mai risolvibile, non ha nessun senso che sia risolta, ma che in qualche modo racconta anche la complessità e anche la meravigliosità di questa nozione. Stamattina Alessandra mi ha preceduto nella definizione che di questa parola viene data in alcune lingue, per esempio quella tedesca, quindi non la ripeterò, me l'ha bruciata lei. Però la cosa più interessante da sottolineare nell'economia di quello che dirò è che il sapere sul corpo, del corpo che si insegna, nel quale noi tutti siamo stati educati dai primi anni di scuola fino al dottorato, per chi l'ha fatto fino alla laurea, è un sapere basato sul corpo, cioè questo è il problema fondamentale. Cioè il corpo è fondamentalmente il corpo oggetto, il corpo cosa, il corpo che noi mutuiamo essenzialmente dalla ricerca medica, è il corpo anatomico. Adesso la parola anatomia significa letteralmente questo, fatto a pezzi, no? Tomé, anatomia viene da tomé, tomé è il taglio preciso ed orientato. Quindi è questa visione il problema fondamentale, visto che inevitabilmente io in questa mia riflessione assumerò un punto di vista che è quello proprio della mia ricerca, che non è un punto di vista psicologico, psicoterapeutico, ma un punto di vista educativo e pedagogico, intendendo la pedagogia come quella scienza che riflette sull'educazione. Quindi
i bambini fino a, da bambini fino alla laurea, il problema è che questo è il tipo di immagine di imprinting, che non è male in sé, io non ce l'ho con la medicina, anche se naturalmente avrei molte cose da dire rispetto al dispositivo medico come dispositivo di potere, che è stato benissimo raccontato da Foucault, insomma, ma non ce l'ho con la medicina, no? Assolutamente, trovo che sia una scienza meravigliosa. Il problema è che quel tipo di modello, che è un tipo di sguardo sul corpo, è lo sguardo con cui noi siamo stati educati, che a noi piaccia o meno, insomma, noi siamo cresciuti con quell'idea, no? Che il corpo è una questione da affidare alla competenza comunque medica, così come l'anima al parroco, no? Infatti il dottore e il parroco nei paesi erano le due autorità indiscusse perché l'uno si occupava del corpo e l'altro fondamentalmente di ciò che rimaneva dopo, cioè dell'anima, e quindi eravamo una botte di ferro per l'eternità. Quindi la prima questione è che io comunque insegno sia all'università, ma in realtà mi vedo arrivare persone come noi del resto che sono state formate ed educate al sapere del corpo, diciamo così, al corpo saputo. E magari ne sanno anche molto perché se hanno fatto studi di matrice medica ne sanno molto, forse anche più di me, ma in realtà sono totalmente analfabeti rispetto a quello che potremmo chiamare il lab di cui parlava Alessandra, il corpo sentito, il corpo vissuto da dentro, no? Il corpo sensibile, quel rapporto fra amore e vita di cui parlavi tu. Sono separazioni naturalmente, cioè sono separazioni queste che tra l'altro non hanno motivo di esistere teoricamente nella scienza, ma esistono ancora, così come la separazione fra teoria e pratica, no? Che è una separazione assolutamente ingiustificata da un punto di vista epistemologico, cioè, nel senso che non si dà sapere senza una pratica, senza un'esperienza. Eppure noi siamo convinti, insomma, che esista una teoria e poi facciamo l'esercitazione. E naturalmente chi fa la teoria in accademia, per esempio, è pagato molto di più di chi fa l'esercitazione perché vale di meno, no? Questo è uno dei paradossi simpatici a cui noi poi assistiamo. Come dire, in realtà tutto è connesso, no? Evidentemente, non solo teoria e pratica, no? Tutto è connesso nel senso che tutto passa attraverso il corpo, attraverso le sue emozioni, la voce, la postura, il gesto. In ogni gesto c'è sempre la relazione che ognuno di noi intrattiene con il mondo, il modo in cui lo vede, lo sente, no? Come dire, attraverso il gesto ognuno presenta la sua eredità. Sono i gesti che fanno nascere un corpo e non viceversa. Nell'incipit di uno dei suoi bellissimi romanzi, Milan Kundera, il romanzo dell'immortalità, apre con questa immagine, c'è una donna, c'è un signore in un piano alto del palazzo che sta aspettando qualcuno nel suo appartamento e si intrattiene guardando fuori dalla finestra e sotto c'è una piscina e la sua attenzione viene colta da una donna signora di una certa età che sta, intuisce lui, prendendo lezioni da un giovane istruttore. Un giovane istruttore ai tanti che gli sta insegnando a fare un esercizio che spesso tutti noi abbiamo fatto da bambini, no? Insomma, imparare a mettere la testa sott'acqua e a soffiare fuori l'aria senza bere. E a un certo punto la lezione si interrompe, lui coglie questo aspetto e la signora esce dall'acqua, si indossa un accappatoio, si congeda dall'istruttore facendo un gesto con la mano, un gesto particolare. No? E Kundera commenta in questo modo, dice, quel gesto è qualcosa di universale. No? Cioè, e quindi, come dire, ci sono molto più gesti che individui. E questo è un elemento molto interessante rispetto al tema della relazione, della comunicazione che passa attraverso la nostra corporeità e i nostri gesti. Cioè il gesto in qualche modo è già un'azione in sé, no? Ora, il rapporto fra azione, cioè quindi tutto ciò che noi che passa attraverso l'esperienza corporea e il pensiero nella
nella storia della ricerca pedagogica e non solo pedagogica è stata per esempio ben definita già da Piaget, no? Quando Piaget parlava di isomorfismo di pensiero e azioni, pensiero ed esperienza corporea. Ora, quando uno dice Piaget, per chi ha fatto degli studi a vario livello e ha incontrato Piaget, spesso pensa agli stadi dello sviluppo piagetiano, no? Che in realtà sono una teoria marginale di tutto il lavoro immenso che ha fatto Piaget, anche perché naturalmente definire delle età di sviluppo, di passaggio, per esempio dal senso motorio al simbolico, fissandoli in un periodo ben preciso, è naturalmente è destinato a questo processo di invecchiamento, no? Oggi i bambini accedono al simbolico molto più velocemente di quanto non accadesse ai figli svizzeri di Piaget all'inizio del Novecento. La cosa interessante invece, veramente immortale, se vogliamo dire così, di Piaget, è aver intuito questo isoformismo fra pensiero, azione, pensiero, esperienza corporea. Cioè Piaget dice fondamentalmente questo, no? L'esperienza che il bambino esperisce attraverso il gioco, attraverso l'azione corporea, attraverso, diceva stamattina Stupigia, riferendosi a Galimberti, il problema della questione dell'anima, no? Cioè, l'anima intesa come quella condizione per cui il bambino, agendo con i propri gesti sulla realtà, sugli oggetti della realtà, rintraccia dei significati, e questi significati sono il fare anima, il fare coscienza, nel senso anche il maniano. Ecco, dice Piaget, in realtà il pensiero, cioè la cognizione, non è nient'altro che la conseguenza naturale dell'esperienza gestuale del bambino, no? Cioè noi tutti abbiamo sviluppato i processi cognitivi agendo sulla realtà, come del resto è accaduto ai primi Homo sapiens, no? Noi abbiamo liberato le mani grazie alla conquista della posizione retta, siccome non potevamo mettercene in tasca queste mani, abbiamo cominciato ad agire sulla realtà prima direttamente e poi attraverso utensili, e poi via via sviluppando processi sempre più sofisticati, no? Catene di eventi azionati dall'azione della mano, e poi successivamente la catena di montaggio ben rappresentata da Chaplin in tempi moderni, e poi siamo arrivati agli smartphone che oggi sono l'oggetto, e comunque la realtà virtuale, che sono lungo questa catena evolutiva. Ecco, questo è un punto secondo me interessante da tenere presente rispetto alla tematica di oggi, che la tecnologia non è un fatto moderno. Tecnologia è connaturata all'esperienza umana, cioè l'uomo è tale perché è tecnologico, se no altrimenti sarebbe un cane, un gatto, un'altra cosa. Ecco, quindi già nel prendere una pietra e a scalfire, in quel momento in realtà si è già avviato tutto il processo che condurrà alla realtà di oggi, attraverso processi sempre più raffinati e sofisticati. E come dice André Leroy-Gonin, un grande paleontologo che fra i primi ha fissato questa catena di eventi, la domanda che ci possiamo porre semmai è che cosa accadrà se, voglio dire, per esempio l'uomo è socializzabile all'infinito, se probabilmente l'evoluzione tecnologica determinerà delle evoluzioni nuove imprescindibili, inimmaginabili in questo momento. Questo sì, ma del resto questa è attenzione a spaventarci, a demonizzare tutto, perché in realtà questo è avvenuto già nella storia dell'evoluzione umana, no? Probabilmente, ad esempio, sono tutti abbastanza d'accordo che nel futuro saremo tutti glabri, perché noi abbiamo delle reminiscenze evolutive che non servono più a niente, no? Io vedete che sono un personaggio molto avanti, sono portato molto avanti. Le signore non dovranno più tingersi i capelli, quindi avremo anche dei vantaggi, no? Cioè, voglio dire, siamo lungo, dobbiamo guardare con una prospettiva evolutiva il processo, altrimenti rischiamo di spaventarci rispetto a quello a cui assistiamo ora, no? Rischiamo di spaventarci se vediamo quelle immagini
ci ha proposto in quella bellissima comunicazione chi mi ha preceduto rispetto al mondo del lavoro, però diciamo, io che sono figlio e di generazione di contadini non ho nessuna nostalgia della vita lavorativa dell'Ottocento, ne credo che qui nessuno possa averla, no? Ecco, rispetto al problema degli schermi di cui si parlava prima. Allora, io perché sono arrivato a insegnare pedagogia del corpo? Beh, io inizio come un maestro, faccio il maestro elementare quando ho circa 20 anni, cioè più di 40 anni fa, e poi per una serie di vicissitudini mi sono trovato a insegnare in vari contesti, nella scuola media, nel carcere minorile, insomma. Ma il mio lavoro è sempre stato un lavoro molto centrato sulla dimensione delle esperienze, quindi del corpo. Per una serie di ragioni, circa 20 anni fa, mi sono trovato a vincere una cattedra universitaria e siccome c'era un periodo favorevole di ristrutturazione degli insegnamenti nel passaggio da quella riforma Berlinguer del 4 da 5 anni e 3 più 2, mi è stato detto quando io arrivai all'università, ma lei ha qualcosa da proporre, un insegnamento, è possibile inserire un insegnamento, cosa vuol fare qua? E quindi io pensai che quel luogo, dove vedevo tutti molto impegnati a sviluppare processi astratti, potesse essere un luogo anche interessante dove portare questa dimensione, la dimensione del corpo, per cui mi inventai proprio gli spiedi, pedagogia del corpo, che è una definizione naturalmente anch'essa ambigua, come del resto abbiamo visto è anche la stessa definizione di corpo, e naturalmente a chiedermi che cosa concretamente questo campo del sapere potesse offrire a degli studenti. I miei studenti sono per lo più studentesse perché sono futuri educatori, educatrici nei più diversi contesti, né le maestre, qualche, comincia ad esserci qualche maestro della scuola dall'infanzia sino alla scuola media. Quindi persone che lavorano concretamente nelle relazioni educative, soprattutto con i piccoli, con i giovani, con coloro, come nel caso degli educatori, hanno più bisogno, insomma, no? Il lavoro educativo è un lavoro da terzo settore per definizione. Quindi il problema era proprio quello di chiedersi che cosa offrire loro. E cos'è la pedagogia del corpo? Certo, ci impiego circa un anno a spiegarlo ai miei studenti. Ma fondamentalmente è una cornice. È una cornice all'interno della quale io cerco di mettere in connessione, lo so, il termine è questo, anche se oggi ha assunto dei significati più riduttivi, anche se coloro che hanno inventato Facebook piuttosto che altri dei social che oggi trovano grande credito presso i giovani, in definitiva dicono sempre questa cosa, noi semplicemente mettiamo in connessione le persone. È difficilmente contestabile questa cosa, no? Mettono in connessione, noi abbiamo cercato sempre di metterci in connessione. Dicevo, mettere in connessione sapere e conoscenze sul corpo. Quindi tutto ciò, tutte le ricerche che riguardano la dimensione corporea, che possono essere in qualche modo declinate in consapevolezze legate alla postura della relazione educativa, alla qualità dell'essere presenti nella relazione educativa, sono oggetto della mia disciplina, del mio campo di studi. Dalle pratiche che riguardano la primissima infanzia, dalle pratiche psicomotorie, naturalmente le discipline artistiche, mediazione corporea, il teatro, la danza, e perché no? Certo, visto che sono qua, non posso non dirlo. Anche la bioenergetica. Il problema fondamentale, parlando di pedagogia del corpo, poi dirò qualcosa anche naturalmente rispetto alle tecnologie e come si connettono con questo campo del sapere. Il problema fondamentale della pedagogia del corpo è naturalmente che io insegnando all'università ho a che fare, come vi dicevo prima, con tantissimi studenti. Cioè, un mio corso sono circa 400-500 studenti, per me andare a lezione la mattina significa entrare in un'aula dove ci sono questi numeri. Per cui
da subito ho sentito bisogno di costruire qualcosa che permettesse a questi giovani di fare un'esperienza, per questo abbiamo attivato dei laboratori. Quindi tutti gli studenti che seguono un corso semestrale, in quel semestre devono anche fare gruppi di 15-20 in uno spazio sgombro, insomma uno spazio corporeo, chiamiamolo così, perché esiste poi, noi abbiamo degli spazi, delle aule corporee in Bicocca, adesso ne abbiamo più di una, all'inizio era una piccolina, adesso stanno ultimando all'hangar un grande spazio di aule corporee. Questi studenti devono fare in quel semestre 20 ore, quindi due giornate e mezzo piene, con un conduttore, con un trainer che fa fare loro delle esperienze, fare delle esperienze, piccoli gruppi, tra cui per esempio anche in via energetica, come qualcuno qui può testimoniare, Alessandro è stata chiamata ed è venuto a condurre in questi laboratori, ma anche laboratori altri, diversi, di danza educativa, sul metodo Feldenkrais, sulla meditazione, sulla psicomotricità tanti, sul teatro altrettanto. Quindi l'idea è quella di portare questi ragazzi a fare delle esperienze, no? E qui mi pare che in qualche modo io possa connettermi a quello che questa mattina ascoltavo dire da Maurizio Stupiccia, no? Quando diceva il problema fondamentale oggi è quello di, pensando alle nuove generazioni, di offrire loro delle opportunità, come diceva, di riparare, no? Di riparare, di compensare naturalmente il processo di passivizzazione che un certo uso diffuso, me ne rendo conto, ma è solo un certo uso delle nuove tecnologie determina, no? Quindi l'idea è quella di offrire loro, diceva Maurizio, delle possibilità di muoversi, fare sport. Io dico una cosa qui più, credo più precisa rispetto a questo tema. Il problema fondamentale del rapporto con le tecnologie, con gli schermi, è fondamentalmente un problema educativo. Cioè, noi possiamo demonizzare l'oggetto in sé, ma rimane pur sempre un oggetto, come ce ne sono stati nella storia tantissimi che sono stati a loro volta incredibilmente demonizzati. Io potrei portarvi anche dei frammenti autobiografici significativi, e facendo parte di quella generazione che ha imparato a scrivere con il pennino e l'inchiostro. Non so quanti dei presenti hanno imparato a scrivere col pennino. Beh, non siamo tanti. Cioè, perché in realtà siamo gli ultimi che hanno imparato a scrivere. Io ero alle scuole medie, che alle scuole medie un giorno la mia insegnante di lettere al Parini di Milano è entrata con un'aria che non lasciava presagire nulla di buono, cioè scura in volto, visibilmente incazzata, e praticamente ha sbattuto un oggetto sulla cattedra dicendo la cultura è finita. E noi naturalmente l'abbiamo guardata terrorizzata, perché non capivamo, niente più sarà come prima, perderemo la memoria, perderemo tutto, l'oggetto incriminato responsabile di questa catastrofe era la BIC, ecco, no, capite? E quindi io non posso non dimenticarmi questa cosa quando sento oggi demonizzare in modo totalizzante gli oggetti, perché di questo stiamo parlando, che pur appassionano molto e, se volete, rincoglioniscono anche molto le nuove generazioni. Certo, qui c'è un problema fondamentale, che è un problema di natura educativa. Io sono convinto che, e non solo io, perché non sono propriamente un esperto della relazione educativa che passa attraverso l'invasione, l'uso di oggetti digitali e comunque di realtà virtuale, ci sono altri miei colleghi che avrebbero molto più da dire, non di solito coloro che insegnano tecnologie informatiche, quelli sono mediamente alienati, adesso mi sono alienato la simpatia del collega che mi seguiranno, però mediamente c'è spesso l'affezione verso lo proprio oggetto impedisce di sviluppare un processo critico, no? Ma ci sono molti che naturalmente ragionano e ricercano in modo più approfondito di me su questo tema. Però una cosa comunque
credo che debba essere ricordata e detta che la questione che qui si gioca, non volendo essere catastrofisti, come la mia insegnante con la BIC, la questione è una questione educativa. Cioè, il problema siamo noi prima che i ragazzi che usano queste cose. Cioè, siamo noi che dobbiamo fare una mediazione significativa nel rapporto con questi oggetti. È chiaro che è una relazione non facile e faticosa, che qualunque genitore, io per primo, io ho un figlio di 10 anni, lotto continuamente, no? Cioè lotto medio continuamente rispetto alla passione che inevitabilmente mio figlio manifesta, però cerco di inserirgli, di stimolarlo anche ad avere una visione critica, e è più faticoso che naturalmente lasciare abbandonare il figlio, un giovane, davanti a questi oggetti, no? Perché gli oggetti sono neutri ma potenti allo stesso tempo, come qualunque oggetto che susciti passione e interesse nella storia dell'umanità, no? Quindi la questione è fondamentalmente una questione educativa, è un problema nostro. Stamattina parlavi di ritmo, e a me naturalmente tutto questo ha generato molte risonanze, perché io l'ho scritto anche già in Pedagogia del Corpo 10 anni fa, che il ritmo è una categoria pedagogica fondamentale, rispetto alla quale c'è poca sensibilità e attenzione. Fondamentalmente una pessima lezione, per stare nell'ambito in cui io lavoro, è una lezione stonata, no? E quindi il ritmo, la disattenzione verso il ritmo e la velocità sono due elementi che invece meritano molta più attenzione, ma il problema della velocità contemporanea è un problema fondamentalmente nostro, non dimentichiamocelo, non è un giudizio di valore. I giovani cosiddetti digitali non hanno questo problema, loro sono nati dentro questo tipo di ritmo, è un problema che noi percepiamo, no? Probabilmente anche da educatori, con tutta la pericolosità che può comportare, loro non lo percepiscono. Hanno un modo di funzionamento che è diverso dal nostro, antropologicamente diverso dal nostro. Quindi siamo noi che dobbiamo in qualche modo interrogarci. E qui naturalmente, come educatore, io alcune posizioni le ho prese, le prendo, me ne assumo la responsabilità e credo che ciascuno di noi nel suo piccolo possa fare qualcosa. Credo che in questa fase storica, rispetto al tema della superconnessione e dell'invasione degli schermi, rispetto ai quali io in sé non ho nulla in contrario, lo dico francamente, vedo, anche perché indietro non si torna, cioè, non sviluppiamo nostalgie particolari, indietro non si torna, non si è mai tornati indietro. Quindi il problema è come accompagnare in questa fase storica quello che sarà, tra molti anni non lo possiamo sapere, la realtà dei manager, alienata dei manager, ma i manager erano alienati anche prima solo per il fatto di esserlo, quindi cioè non è che erano prima dei saggi, cioè, voglio dire, no, capisco che chi lavora nel mondo delle risorse umane, nel mondo della formazione aziendale, guadagna molto di più di chi lavora con i disabili come me, ha una visione che però anche quella è molto connotata dalla sua esperienza, no? Dicevo, il problema fondamentale, io credo che sia, per esempio, nel rapporto con i bambini, di decidere che i bambini vanno quantomeno tutelati dall'invasione di schermi. Questo sì. No? Allora, un paio d'anni fa, mobilitato da un mio caro amico, un maestro elementare abbastanza famoso che si chiama Franco Lorenzoni, lanciamo una campagna contro gli schermi nella scuola di base, dicendo fondamentalmente una cosa, secondo noi ovvia, che tra l'altro oggi è stata, cioè di recente, qualche settimana fa, è stata anche, come dire, messa nero su bianco dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè che nei primi anni di vita, è bene tenere protetti i bambini dagli schermi. E che la scuola, ad esempio, fino agli 8 anni, diciamo fino al secondo ciclo perlomeno, il ciclo finale della scuola elementare, non ha nessun bisogno di ricorrere a un uso particolare degli schermi, che non sia far vedere un video alla LIM, perché può essere interessante vedere l'altra faccia della Luna, come le tecnologie oggi ci offrono, se si sta studiando la Luna. Ma non c'è nessuna ragione di mettere computer, tablet dappertutto.
anzi, in quella fase della vita è forse più importante che i bambini usino la mano, quel motore di tutte le tecnologie, cioè in qualche modo abbiano la possibilità di replicare quello che è avvenuto a livello evolutivo, no? Perché la filogenesi ricapita la ontogenesi, come spesso si dice, e quindi per i primi 8 anni mettere a tutela i bambini dall'uso eccessivo degli schermi, anzi, e favorire invece la possibilità di disegnare, dipingere, usare le mani. Però sembra un discorso ragionevole, no? Cioè a me, ma non è stato, perché siamo stati aggrediti dalla comunità, anche dai pedagogisti, no? Abbiamo subito attacchi anche virulenti, naturalmente, perché poi quando le cose girano sui social è facile, no? Sui social insultare qualcuno. Perché se io ti dico di darmi dell'idiota e di guardarmi negli occhi, è cosa ben diversa che scriverlo, che postarlo su internet, è una cosa che è molto diversa. Quindi è successo questo fondamentalmente, no? È successo che ci sono state molte polemiche perché siamo diventati dei talebani, ecco, quindi ancora una volta il problema sono gli adulti, perché non erano i ragazzi che rispondevano così, né tanto meno i bambini, no? Prendere una posizione di tutela, poi dopo naturalmente è evidente che il mondo degli schermi, li chiamo così per ricapitolare tutto l'universo che gira intorno alla realtà digitale virtuale, il mondo degli schermi sarà il loro futuro. Cioè, tra l'altro trovo pure grottesco che una maestra di 60 anni debba spiegare come si usa un computer a un bambino oggi di 7-8 anni, perché ne sa già 100 volte più di lei, no? Cioè è grottesco, anche perché poi con le risorse che ci sono nella scuola, portare il virtuale al digitale significa mettere un Commodore sul banchi, no? Perché c'è un computer che è un macinino con cui non ci fai neanche il caffè. E quindi, però è dura da morire questa cosa, no? È molto interessante, ma è una rappresentazione adulta, badate bene, è una rappresentazione adulta, perché quando io vado a fare supervisioni in alcune scuole, la prima cosa che la direttrice ci tende a farmi notare è che loro hanno il computer, no? Come se questo è proprio, come dire, il passaggio mentale interessante e perverso. Cioè scambiare l'innovazione educativa con l'innovazione tecnologica, che sono due cose completamente diverse. Cioè una scuola può essere da un punto di vista tecnologico estremamente innovativa, ma essere dal punto di vista relazionale didattico una scuola medievale, non significa nulla, no? Cioè sono due cose completamente distinte, ma questa è un'operazione che facciamo noi spesso in modo un po' analfabeta, cioè quello di pensare che siccome c'è molta tecnologia avanzata, allora c'è sicuramente anche molta innovazione pedagogica in quella scuola. Lo fanno anche i genitori quando scelgono le scuole, ma sai, hai visto che laboratori di informatica hanno? Sono avanti, non c'entra assolutamente nulla. A proposito di... Io vi faccio vedere due cosucce, ma proprio di pochi secondi, per farvi capire anche cosa faccio in aula, un po' anche per farci, come direbbero i miei studenti, per sputtanarmi. Ecco, vi faccio vedere... sì. Ecco, per esempio... No, questo lo guardiamo mai, forse mai dopo, volevo aprire prima l'altro. Sì. Ah, questo qui è fatto così, va bene, possiamo... Vediamo se funziona. Sì, per esempio... aspetta un attimo, manovro io, lascia fare a me la virtualità. Devo aprire tutto di più. Ok, no, ma sono preparato, sono preparato. Allora, ecco, per esempio, cose semplici, no? Nel corso mettiamo spesso a tema alcuni aspetti fondamentali del lavoro educativo. Qual è un aspetto fondamentale del lavoro educativo se parliamo di corpo? Per esempio il tema della voce. La voce è lo strumento principe di ogni relazione educativa. Perché se io c'è una maestra che parla così, capite che un pochino qualcosa mi becca. Quindi qualcuno ci ha mai insegnato, a chi si occupa di relazioni educative, a usare la voce? A porsi la domanda se la sua voce può essere un oggetto di ricerca, può essere educato, può essere messo sotto esame, può essere sperimentato, può essere cambiato. Per cui, per esempio, lavorando sulla voce, la lezione prima avevo parlato della voce, però poi alla fine avevo chiesto a qualche ragazza se qualcuno di loro cantasse, e
qualcuno timidamente ha detto io faccio parte di un coro, io... e allora ho detto benissimo, allora la prossima lezione fateci cantare tutti. E questo in modo del tutto improvvisato, una cosa molto molto semplice, è quello che è molto forte. Questa era solamente una piccola cosa, no? Per dire che si possono fare delle cose anche semplici, no? Di attivazione, di sensibilizzazione. Questa è un'altra cosa che dedico a voi che siete dei bioenergetici. Abbiate pazienza e tolleranza, però, per esempio, parlando di bioenergetica, si può parlare di bioenergetica in un'aula universitaria, ma si può anche provare a fare qualcosa, no? Siccome in quel periodo incombeva. Sto parlando con questo che risale circa un paio di mesi fa, questo bel frammento che abbiamo fatto di vita, ma è proprio brevissimo. Incombeva una certa ansia rispetto, sono delle future maestre, alle riforme che il nuovo ministro, bontà sua, ha in mente di operare, e di questo si stava parlando. Allora abbiamo deciso, dopo aver parlato di bioenergetica, di connetterci a tutte queste nostre ansie e abbiamo fatto. Questo. Siamo andati avanti per un po'. Quindi l'idea è proprio quella di provare a fare qualcosina, no? Quella logica riparativa di cui parla, 10 minuti sono fin troppi, di cui parlava anche stamattina Stupigia. Ora vorrei dire due cose invece, appoggiandomi anche ad alcune riflessioni, alcuni studi. Di stampo sempre educativo sul rapporto fra l'iperconnessione delle nuove generazioni e il mondo adulto. E, beh, innanzitutto, voi sapete che nativi digitali è una definizione che è stata data da Mark Prensky nel 2001 e sono da considerarsi nativi digitali, secondo Prensky, tutti coloro che sono nati dopo il 1980, qui non vedo nativi digitali. C'è qualche nativo digitale? Tu sei un nativo digitale, vabbè, con una buona approssimazione possiamo considerarti tale. Tutti noi invece siamo degli immigrati digitali, compreso Salvini. Siamo tutti degli immigrati digitali, no? Ecco, questo è molto importante perché cioè, questa metafora ci aiuta anche a capire che rapporto abbiamo con i nativi, no? Cioè, che non è molto diverso dal rapporto che hanno in generale gli immigrati con i nativi, soprattutto di questi tempi, no? Cioè, i nativi tendono a guardare, come dire, gli immigrati e viceversa con un rapporto di muta diffidenza. Ma il fatto che esistano dei nativi digitali non significa che debba esistere un modello educativo specifico per questi soggetti, cioè per i nuovi giovani. Il modello educativo rimane sempre valido, rimane sempre lo stesso, cioè la responsabilità educativa non viene meno. Questo è un punto fondamentale. Cioè non è che siccome oggi abbiamo a che fare con giovani digitali, con bambini digitali, allora come si... Si parlava prima pranzo, vado al ristorante e metto un bambino davanti allo schermo. Non è lo schermo, è il tipo di deresponsabilizzazione educativa che genera semmai una serie di problemi. Capite? Come del resto accadeva per i bambini nell'Ottocento.
Cioè, nel 1800 erano considerati, vabbè, ce n'erano tanti, uno moriva, l'altro chi se ne frega, cioè ce ne sono tanti, vivevano in promiscuità, no? Padri e figli nell'Europa medievale è un testo fondamentale, cioè, si capisce dove era considerata l'infanzia allora, no? Si viveva in nuclei familiari estremamente estesi, quasi sempre si dormiva nello stesso luogo, si può immaginare che cosa vivessero i bambini. Non è che c'era molta un'attenzione così particolare, ma senza arrivare all'Ottocento, mia nonna era la tredicesima di una famiglia di contadini e all'età, insomma, ai 30 anni se ne erano già ridotti la metà. Ecco, quindi, cioè, questo per coloro che possono ancora avere delle nostalgie rispetto al passato e dei terrori rispetto al futuro, no? Questo è comunque da tenere presente. Qui mi voglio appoggiare su una riflessione di Domenico Barillà. Domenico Barillà è un docente universitario che si occupa da sempre del rapporto educativo da molto tempo, tra le nuove tecnologie e lo sviluppo educativo dei giovani. E io trovo che sia un grande divulgatore, ma anche un acuto osservatore della realtà. I superconnessi, il suo ultimo libro, sulle nuove generazioni, vi consiglio di leggere, è un libro scritto in modo molto piacevole, che però contiene, secondo me, delle perle di saggezza. Per esempio, scrive Domenico, gli oggetti di cui stiamo parlando erano, sono e rimangono tali oggetti, manufatti, non possiedono una vita propria. Se nessuno li usa, sono solo cadaveri tecnologici. Se qualcuno li usa male, il problema è suo, non certo degli oggetti. Se qualcuno li usa nella maniera giusta, ci guadagniamo tutti. I nuovi ambienti digitali possono essere abitati anche dagli adulti, a patto che si dotino delle necessarie consapevolezze, abbandonino il loro vittimismo, rinunciano a inopportune semplificazioni e allontanino la tentazione di dare la colpa agli oggetti, giacché quando anche riuscissero a dimostrare la fondatezza delle loro ragioni, i problemi pedagogici rimarrebbero esattamente gli stessi con i quali si misuravano il giorno prima. A questo aggiungiamo che il tentativo di separare i ragazzi dagli oggetti digitali è destinato a un sicuro successo, quindi sarebbe meglio rinunciare a questa intenzione. Ci guadagneremmo solo un grande risentimento nei nostri confronti e un'ulteriore perdita di autorevolezza. Quindi il problema è la mediazione educativa pedagogica tra il mondo dei giovani e il mondo di questi oggetti, che di per sé appunto sono oggetti che diventano significativi solo nel momento in cui entrano in relazione con. Mi è piaciuto, con questo concludo, la metafora che usava stamattina Alessandro a proposito delle telecamere, come dire, a aumentare i punti di vista e quindi anche rompere alcuni stereotipi nel rapporto con la realtà virtuale e digitale. Facciamo un esempio: noi siamo abituati a pensare che un proiettore di un'immagine digitale come quello che sto usando io con il computer sia posizionato in modo frontale rispetto alla parete, no? Serve quindi per generare un'immagine bidimensionale, statica, fruibile solo in termini visivi e più o meno passivi. Vi lascio semplicemente con questo piccolo documento, che è di due miei ex studenti, quindi sono molto orgoglioso di loro. Erano due studenti che venivano dal mondo della danza, erano stati danzatori, un ragazzo e una ragazza, si sono conosciuti in università un po' qualche anno fa, poi si sono messi insieme, sono sposati, adesso hanno anche dei bambini e adesso vivono a Zurigo, perché avevano in mente un progetto. Venendo dalla danza, ma essendosi poi molto appassionati del mondo digitale, hanno cercato in qualche modo di coniugare questi due momenti, no? E sono chiesti, ma la realtà digitale può in qualche modo dialogare col mondo della danza? In che modo può dialogare? In che modo può diventare anche uno strumento educativo? E hanno fatto una cosa molto semplice.
se dovessi dirlo in poche parole, hanno rotto un cliché. Questi proiettori, invece di pensarli fissi, rigidi, proiettati su una parete, hanno cominciato a orientarli in direzioni opposte. Con due o tre di questi proiettori, un computer, un softwareino che so gestire persino io, quindi molto semplice, hanno costruito delle proposte educative che poi sono diventate anche delle vere e proprie esperienze di format con i quali loro hanno avuto anche successo a livello artistico, stanno avendo successo a livello artistico, per cui per esempio è possibile chiedere ai bambini di fare un'esperienza di danza, di riprodurre questa esperienza di danza in disegni, prendere questi disegni, qui per esempio credo che vedremo un'esperienza fatta sul mondo sottomarino, cioè sulla sull'immaginario sottomarino dei bambini, come vedono i pesci, come se li immaginano, questi bambini li hanno disegnati, questi disegni sono stati messi nel computer, questo computer e questo softwareino ha elaborato in animazione questi disegni sono stati proiettati in questo modo, insomma per farla breve vi faccio vedere qualche minuto di questa cosa. Questo per esempio è quello di cui vi parlavo prima, no? Questi disegni, questi pesciolini sono il prodotto dei disegni dei bambini, sono stati rielaborati, è diventato un grande acquario nel quale loro hanno potuto lavorare con queste loro produzioni. Queste sono delle isole galleggianti dalle quali loro protetti esplorano questo mondo che in realtà è il prodotto di un loro lavoro, sia prima sul movimento, il movimento dei pesci. Il tema era le sirene, no? Ogni bambino è diventato una sirena. E tutto il rapporto con i gesti della sirena. Quindi il virtuale diventa direbbe Cannevaro, il pedagogista che ha avuto molte intuizioni, uno sfondo integratore. La mattina si parlava di sfondo integratore quando la collega parlava di narrazione utilizzando il modello della fiata, bellissimo, però qui c'è qualcosa di più secondo me, c'è proprio l'immersione corporea, no? E tra l'altro con loro
stiamo portando avanti diversi altri esperimenti da poter giocare con i bambini, quindi avvicinarli a questo tipo di competenza nell'uso del digitale. I bambini poi imparano a usare questo software. Su alcuni temi, per esempio, è possibile, non so, per esempio la vendemmia, quindi si possono creare situazioni in cui i bambini danzano e pigiano l'uva, che è un'uva virtuale, oppure le grandi danze tradizionali del mondo, perché si può danzare con il tuare, si può danzare in contesti molto diversi naturalmente, o dei mercati in cui si può immergere, mercati africani, mercati. Quindi vedete che è possibile, no? Fare delle virtualità una possibilità per provare a attivare. Va bene, 10 minuti sono trascorsi, vi ringrazio.